Presentiamo Cronaca Gubina numero 36, in distribuzione da oggi su tutto il territorio gubino con il metodo porta a porta. Chi vuole sfogliare in anteprima il giornale può farlo direttamente entrando nel sito internet cronacagubina.it e cliccare sul banner Leggi l'ultima edizione, in cui potete leggere sia l'edizione numero 36 e tutte le altre editate fino praticamente a oggi. Ricordiamo poi a quanti vogliono comunque contattarci di scriverci a info@cronacagubina.it o telefonarci al 348 43 87 379. Qui accanto a me ho come ospite il consigliere comunale della lista civica Scelgo Gubbio, Mattia Martinelli, che ringrazio per la sua presenza. Iniziamo con la pagina di apertura, con la prima pagina. Una città viva e piena di orgoglio. Nonostante la crisi economica, trionfano la voglia di fare e lo spirito egubino. Iniziamo con la prima pagina. Allora, vediamo. Ridefinire uno sviluppo locale di qualità. Alessandro Peregentili, della CGL, individua le soluzioni per uscire dalla crisi economica. A questo mi collego e faccio una domanda. Uscire dalla crisi economica si può e come? Allora, innanzitutto, buongiorno a voi, grazie. Parlare di crisi dopo 8 anni è un pochino fuorviante. Questa non è una crisi, è proprio una svolta epocale nei volumi dell'economia dell'Occidente, quindi non è una crisi, addirittura come abbiamo visto dagli ultimi studi, se si ritornerà a certi volumi della nostra economia lo si farà fra 20 anni, ma questo è solo ipotetico e prematuro da definire. Quindi di che cosa parliamo? Di una svolta e anche gli attori dell'economia devono chiaramente attuare al loro interno una svolta. Come si può uscire da questa situazione? E chiaramente parliamo a livello generale italiano, ma il nostro territorio Gubbio non fa altro che poi seguire quelle che sono le vocazioni nazionali, quindi chiaramente bisogna puntare sulla qualità, sul turismo, sull'agroalimentare, tutto ciò che per vocazione il nostro paese ha e il nostro territorio ha maggior ragione. Quindi è facile da dire, perché poi sono anni che si parla di queste cose, è più difficile da realizzare, però lo si può fare anche rivolgendosi sicuramente a mercati esteri, perché ci sono nazioni in crescita, nazioni storiche che poi frequentano e vivono il turismo in Italia, che sono come quelle del nord dell'Europa, ma sappiamo bene della Cina che ha sempre più milioni di cittadini che possono viaggiare e spendere, quindi rivolgersi ai mercati internazionali. Quindi dobbiamo fare questo, proporci sul mercato internazionale di qualità e poter cedere quello che noi abbiamo, prodotti ma anche cultura, assolutamente beni culturali, beni archeologici e tutta l'arte che noi abbiamo. Questo è quello che dobbiamo fare, e sicuramente manifattura di qualità. Possiamo e dobbiamo tornare a competere con paesi che oggi ci utilizzano un po' come fratellastri, ci tengono a vivacchiare, parlo anche soprattutto della Germania, che per cui noi siamo sia un concorrente potenziale, perché poi negli anni abbiamo perso sicuramente numerose posizioni da questo punto di vista, però siamo dei cugini che non possono cadere nel baratro per altre questioni più profonde, che sono anche più grandi di noi. Quindi tornare a competere in questo tipo di mercato, nella qualità, perché l'Italia non può certo competere sui volumi, sulle economie di scala, sui ribassi, non è questa la nostra vocazione, non possiamo sopravvivere ad una politica del genere. Grazie mille. Andiamo avanti, parliamo di smacchi. Gubbio soffre per il lavoro, occupazione giovanile, viabilità, welfare e sanità, le priorità del consigliere regionale del PD. Come dice infatti, come afferma Smacchi nell'intervista, dice Gubbio al momento è una città che soffre per il lavoro e dell'assemblea legislativa Umbra, mi impegnerò per cercare di far fronte a queste situazioni.
Andiamo avanti, parliamo adesso invece di forte sinergia tra iniziativa pubblica e privata, importante calendario di eventi estivi in agosto e settembre. Come vediamo comunque le immagini di copertina, la notte bianca dello sport del 2014, la commedia di Simon Teatro. Infatti, come leggiamo, è innegabile che Gubbio abbia attraversato negli ultimi mesi un momento difficile, soprattutto dal punto di vista economico e commerciale, con negozi vuoti, poco turismo e aziende locali prossime alla chiusura. Ma è altrettanto evidente la risposta orgogliosa che gli agubini hanno saputo dare, rimboccandosi le maniche e tentando comunque di ciascuno nel proprio campo di trasformare le difficoltà in opportunità e la crisi in un momento di ristrutturazione, di rilancio, guardando al futuro con rinnovata fiducia. Il trionfo dello spirito gubino, cioè di quell'amalgama di gioie, sofferenze, ereditate di generazione in generazione, che tali rimarranno immutabili nella città di pietra e che al tempo stesso sono un serbatoio inesauribile di cultura e di memoria storica. Ma c'è dell'altro. Mentre queste dinamiche si compivano, la città andava avanti nonostante tutto, negli ultimi mesi si è assistito all'emergere forte di iniziativa privata in simbiosi con quella pubblica. A questo le domando. Allora, consigliere Martinelli, la crisi c'è, ma altrettanto vero che la risposta dei gubini è stata rimboccarsi le maniche e lavorare. Lei che cosa ne pensa? Allora, è chiaro che rimanere nella propria bottega aspettando che entri il turista o chiuso, diciamo, nel proprio ufficio aspettando che qualcosa ti caschi dal cielo non è, diciamo, la via giusta per potersi risollevare. E quindi ci sono molti esercenti, commercianti, imprenditori che chiaramente stanno migliorandosi, perché poi la parola chiave è sempre quella, migliorarsi, quindi aprirsi, diciamo, ad un turismo che ha bisogno di offerte diverse, più di qualità, diciamo imparare le lingue, rivolgersi al web con dei siti sempre migliori, questo è, diciamo, non è più una proposta, è un requisito, è un prerequisito. Se tu lavori con il turismo e con la qualità devi comunque avere delle basi solide. Quindi io credo che ci sia questo risveglio in città, molti locali stanno aprendo, e quindi vuol dire che comunque c'è coraggio, qualcosa bisogna più fare e il compito dell'amministrazione non è sostituirsi al singolo imprenditore, questo non lo può e non lo deve fare. L'amministrazione comunale deve cercare di costruire un territorio sempre più competitivo, quindi è vero, promuovere il proprio territorio, la propria città nel mondo, e in Europa, in Italia, però anche, diciamo, lottare per far sì che vi siano più infrastrutture, più collegamenti, andare sui tavoli che contano con grande autorevolezza. Io credo che questa amministrazione, il sindaco Filippo Stirati in primis, da questo punto di vista non è seconda a nessuno. Tra pochi giorni addirittura il sindaco avrà un appuntamento con i vertici della Luxvide per cercare di riportare la celebre fiction Don Matteo a Gubbio. Lo diciamo come una cosa che non è certa, però sicuramente avere un abboccamento del genere è qualcosa di importante. Quindi noi dobbiamo fare questo, diciamo, dare opportunità al territorio. Poi le imprese sono fondamentali, se non c'è la capacità imprenditoriale non si va da nessuna parte. Grazie mille. Andiamo avanti, parliamo adesso sempre di politica. La lista Scelgo Gubbio spiega agli gubini tassa di soggiorno e bilancio di previsione 2015. La soglia di esenzione IPERF è stata innalzata a 12.000 euro, tasse etarie invariate fino al, rispetto al 2014, tagli per circa 650.000 euro. Vediamo infatti come hanno risposto sia Bazzurri, sia Faramelli che Martinelli alle domande che sono state comunque poste. Vediamo infatti che, leggiamo, IPERF, il commissario aveva stabilito la soglia di esenzioni sotto i 10.000 euro di reddito. L'assessore Mancini e il sindaco, dopo vari approfondimenti, hanno proposto di alzare la soglia a 11.000 euro. Tasi è rimasta invariata in termini di aliquota rispetto al 2014, ma recependo i vari stimoli arrivati da minoranza e maggioranza per una distribuzione più equa, in base all'indicatore ISE, è stato istituito un fondo che permetterà a chi ha un reddito basso di avere comunque
comunque un rimborso. La Tari, la tassa sui rifiuti, aveva subito già lo scorso anno un calo molto sensibile, da 4,3 milioni di euro a 3,4, per quest'anno rimane invariata. I tagli, pur ricevendo meno da Stato e Regione, sono previsti tagli per circa 150 milioni di euro, andando a spulciare anche le più piccole voci di spesa. Vediamo adesso la domanda che faccio a sempre Martinelli. Ci spiega, sommi capi, il bilancio di previsione 2015-2017? Allora, il bilancio di previsione necessita di qualche giorno solo per essere letto, quindi a spiegarlo è ancora più difficile. Partiamo da quello che sicuramente interessa ai cittadini. Innanzitutto il bilancio è solido, il Comune ha, diciamo, un equilibrio economico-finanziario notevole, quindi per quello non ci sono problemi. Dal punto di vista della tassazione, che cosa è avvenuto quest'anno? Come da molti anni a seguire, abbiamo avuto una riduzione di trasferimenti da parte dello Stato, che per quest'anno è di 1 milione di euro. A fronte di questa ulteriore riduzione, noi non ci siamo messi a piangere e andiamo a piangere dai cittadini, anzi abbiamo mantenuto una tassazione in termini, diciamo, facciali, nominali, che è quella dell'anno scorso, ma in termini assoluti siamo andati addirittura ad abbassarla. Lei ha letto chiaramente un estratto di quest'articolo in cui appunto si dice che, per esempio, la soglia di esenzione per i redditi dell'addizionale IRPEF si è elevata ad 11.000 euro. Uno dice da 10.000 euro a 11.000 euro, non è qualcosa di poco. Invece in questa soglia di reddito, in questo scaglione, sono presenti, secondo i nostri calcoli, circa un migliaio di redditi, perché i dati che noi abbiamo risalgono al 2012, 720 di questi redditi nel 2012, calcolando che sicuramente la crisi non si è attenuata, ma vi sono chiaramente cassi integrati, persone con reddito minimale, pensionati, eccetera, eccetera, dovremmo attestarsi su un migliaio di redditi. Capite che in una città di 33.500 abitanti è un risultato notevole. Per quanto riguarda invece la TASI, abbiamo costituito un fondo di 70.000 euro per il rimborso, con cui, diciamo, i cittadini possono richiedere un rimborso appunto della TASI. Che cosa vuol dire? Che questi 70.000 euro sono affidati all'ambito sociale del Comune di Gubbio attraverso l'indicatore ISEE. I cittadini possono fare richiesta appunto del rimborso della TASI ed ottenerla. 70.000 euro anche lì sono un qualcosa di rilevante in termini proprio concreti, ecco, anche se magari sembra una cifra che non è esagerata. Quindi tassazione con le aliquote come l'anno scorso, però ci sono poi delle detrazioni, dei meccanismi che vanno incontro ai cittadini, ai ceti più bassi, diciamo. Questo a grandi linee. Poi, ecco, per quanto riguarda la tassazione, poi ci sarebbe tanto da dire, ma ripeto, è bene magari approfondirlo. Ripeto, il nostro è un bilancio solidissimo, faremo notevoli investimenti, uno su tutti appunto è quello di 400.000 euro solo per quest'anno, per poter finalmente riutilizzare e terminare il parcheggio di San Pietro, che sembrava un ecomostro che dovesse rimanere in quelle condizioni, che doveva rimanere in quelle condizioni per 10 anni, e invece noi credo in un anno o due avremo tranquillamente quel parcheggio utilizzabile. Ecco, quindi, poi ripeto, c'è molto da approfondire, ma non sono questi minuti che basta. Allora, parliamo adesso di cultura e spettacolo, successo per il 20° Gubbio Summer Festival, protagonista assoluto musica, arte e cultura. Vediamo infatti ospite a Gubbio Summer Festival Paolo Conticini. Vediamo infatti il sindaco Gubbio Stirati dice: non c'è politica senza cultura. A questo mi ricollego. Martinelli, riprendendo le parole del sindaco, non c'è politica senza cultura? Ma io direi molto più concretamente: non c'è proprio una vita degna, non solo perché la cultura è un piacere, è una ricchezza, ma perché la cultura costruisce le coscienze. Quindi senza coscienza non si vota bene, non si fa politica bene, ma non si lavora bene. Quindi la cultura deve essere una base. Ci deve essere una cultura minima, una base per tutti. Poi arricchirsi crea sempre più consapevolezza e è uno strumento per poi andare a competere anche nel mondo. Quindi la cultura non è un qualcosa solo di piacevole ed effimero, ma è una cosa estremamente fondamentale per l'uomo. Grazie mille.